Se siete appassionati di Candy Crush, se lo giochereste sempre e dovunque, d'ora in poi avrete una nuova occasione per farlo, senza neanche scaricare la batteria del vostro cellulare. È arrivato il gioco da tavolo di Candy Crush. Ciao a tutti, io sono Miss Meeple, su questo canale trovate tutorial e novità sul mondo dei giochi da tavolo, proprio come quella che vi presento oggi. È infatti uscita la settimana scorsa l'edizione italiana di Candy Crush Duel, addirittura in due versioni, classica e pocket. L'edizione è curata da Cranio Creations, che ringraziamo per avermi fornito le scatole in anteprima per potervi mostrare come si gioca. Sono entrambi giochi per due soli giocatori, delle sfide all'ultima caramella adatte dagli 8 anni in su. Vediamo subito come si gioca alla versione classica, poi vi spiego anche le differenze della versione pocket. Alla fine del video, come sempre, ci sono anche le mie impressioni. Potete scorrere i capitoli qui sotto per andare direttamente al punto che vi interessa. Posizionate il tabellone tra i due giocatori in modo che ad ognuno sia assegnata una metà, quella rosa o quella blu. Al centro del tavolo trovano posto il segnapunti, la riserva di stelline, quattro mazzetti di carte azione divise in base al retro, i sei dadi e la riserva di caramelle. Il gettone primo giocatore viene assegnato tramite un lancio testa o croce. Ad inizio round un giocatore qualsiasi lancia i sei dadi, le cui facce rappresentano le caramelle in gioco. Poi a partire dal primo giocatore ci si alterna prendendo un dado a testa e una caramella dello stesso colore. La caramella va posizionata in uno spazio libero qualsiasi della propria metà del tabellone. Quando entrambi hanno scelto tre dadi e posizionato tre caramelle, il round finisce. Inizia un nuovo round rilanciando tutti i dadi. Il primo giocatore non cambia mai, a meno che il giocatore non in possesso del segnalino decida di rinunciare a scegliere un dado durante il suo turno. Al posto del dado può prendere il segnalino primo giocatore. Otterrà solo due caramelle in quel round, un dado resterà non scelto, ma giocherà per primo nei round successivi finché resterà in possesso del segnalino. Il segnalino può passare di mano solo una volta per round. Lo scopo del gioco è totalizzare punti creando specifiche combinazioni con le caramelle. Non appena un giocatore riesce a formare una combinazione di tre o più caramelle dello stesso colore, una accanto all'altra, le rimuove dal tabellone e ottiene un segnalino punteggio ed eventualmente una carta azione, in base alla combinazione creata. In particolare, con tre caramelle uguali in fila ottieni solo il segnalino punteggio da 3 stelle. Con quattro caramelle uguali in fila ottieni il relativo segnalino più la carta azione caramella a strisce. Con quattro caramelle uguali a quadrato ottieni il relativo segnalino più la carta azione caramella gommosa. Con cinque caramelle uguali a forma di croce, T o L, ottieni il relativo segnalino più la carta azione caramella frizzante. Con cinque caramelle uguali in fila ottieni il relativo segnalino più la carta bomba colorata. I segnalini punteggio vanno posizionati nella propria metà del segnapunti, riempiendola dal basso in alto. Le carte azione invece permettono di svolgere azioni bonus e si possono giocare al termine di un round, prima di rilanciare i dadi. È possibile giocare più carte in un round. La caramella a strisce permette di scegliere tre spazi adiacenti in fila in una metà del tabellone ed eliminare dal tabellone le caramelle presenti. La caramella frizzante permette di scegliere un'area quadrata 2x2 in una metà del tabellone e di eliminare le caramelle presenti. La carta caramella gommosa permette di eliminare una sola caramella ovunque sul tabellone. Queste tre carte possono essere usate per eliminare caramelle dal tabellone dell'avversario o dal proprio. La bomba colorata infine permette di eliminare dal gioco, da entrambe le metà del tabellone, tutte le caramelle di un colore a scelta. Il primo giocatore che con i segnalini punteggio ottenuti e impilati raggiunge o supera la linea della terza stella è il vincitore. La versione Pocket si svolge in modo identico, ad ogni round ci si alterna scegliendo un dado e posizionando sulla propria plancia una caramella dello stesso colore, finché tutti i giocatori hanno scelto tre dadi e posizionato tre caramelle. Stavolta il primo giocatore cambia ad ogni round. Cambia il sistema di punteggio. Non appena un giocatore crea una combinazione di tre o più caramelle, le rimuove dal suo vassoio e le tiene sul bordo esterno. Chi avrà eliminato più caramelle alla fine della partita avrà vinto. Le combinazioni possibili sono 3 o 4 caramelle in fila, 4 caramelle a quadrato,
5 caramelle a forma di croce, T o L. La combinazione a quadrato fa inoltre perdere un punto all'avversario. La combinazione 4 in fila fa perdere 2 punti all'avversario. E le combinazioni da 5 caramelle fanno perdere 3 punti all'avversario. Per eliminare i punti rimuovete una, due o tre caramelle a scelta dal bordo del vassoio avversario. Ogni giocatore possiede un quadratino di cioccolato e può decidere di usarlo quando vuole alla fine del round, prima di rilanciare i dadi. Il cioccolato blocca per tutta la partita uno spazio all'avversario. La partita termina quando si verifica una di queste condizioni. Uno dei giocatori non ha più spazi liberi sul vassoio. Oppure, dopo aver lanciato i dadi, un giocatore non può prendere nessuna caramella perché sono terminate quelle dei colori indicati. A quel punto i giocatori contano il numero di caramelle nel bordo del proprio vassoio. E chi ne ha di più è il vincitore. In caso di parità, vince chi ha più caramelle identiche. Chi ama Candy Crush si divertirà a riconoscere le tipiche caramelle che sono state fedelmente ricostruite e alcuni degli elementi del gioco, come le bombe, il cioccolato, le caramelle incartate e quelle a strisce. Guardando due persone giocare sembra proprio di vedere una partita a Candy Crush dal vivo. In realtà ci sono delle differenze rispetto all'app nella modalità di gioco. Innanzitutto il gioco da solitario diventa uno contro uno, una sfida a due giocatori. E per rendere la sfida più interattiva e dinamica sono state inserite diverse modalità per mettersi i bastoni tra le ruote. Devo avvisarvi che questo Candy Crush da tavolo è bello cattivo. Sia per le carte nella versione classica che per i punti malus nella versione pocket si possono veramente rovinare i piani dell'avversario e togliergli caramelle preziose proprio mentre stava per chiudere una combinazione. Se vi piace questo aspetto e magari trovate l'app un po' noiosa proprio perché è un solitario, il gioco da tavolo potrebbe darvi esattamente quello che cercavate. In caso contrario, se siete molto permalosi, vi avviso che si rischia di litigare. In generale il gioco è stato molto semplificato, anche perché sarebbe stato impossibile portare all'interno del gioco da tavolo tutta la varietà di centinaia e centinaia di livelli presenti nell'app. Ne risulta comunque un puzzle game delizioso da vedere, adatto a tutti dagli 8 anni in su, in cui in poco spazio dovete capire e prevedere come sistemare i pezzi per poter incastrare più combinazioni possibili. Il tiro di dadi determina quali caramelle sono disponibili nel round. Ci può essere un po' di fortuna e un po' di sfortuna, ma l'importante è tenersi aperte più strade e capire quando è il momento di scendere a compromessi, magari realizzando combinazioni meno potenti ma più frequenti. Tra le due versioni la differenza maggiore sta nell'uso delle carte nella versione classica, che aggiungono maggiore varietà e possibilità di azione. Se non avete problemi di spazio, probabilmente vi consiglio l'edizione classica. Ma il grande vantaggio dell'edizione Pocket è che diventa di fatto un vero e proprio gioco da viaggio. Infatti i due vassoi dei giocatori si chiudono e formano una scatolina che contiene tutti i componenti, che è resistente agli urti e che potete portare dove volete, in viaggio, in borsa, in valigia o nello zaino. In descrizione trovate i link per acquistare comodamente online entrambi i giochi. Fate la vostra scelta in base alla situazione in cui pensate di poterci giocare di più. Ma a questo punto sono curiosa di sapere a quale livello siete arrivati sull'app di Candy Crush. Scrivetemelo nei commenti. E se cercate altri consigli per giochi divertenti, tascabili e da viaggio, ho creato due video proprio su questo argomento. Alla prossima e buon gioco!